riprendo quello che avevo iniziato lo scorso lunedì, in particolare quali sono i requisiti progettuali per una rete di distribuzione di un acquedotto. Abbiamo detto che la rete di un acquedotto è una rete a maglie chiuse mista, in realtà parte a maglie chiuse e parte a maglie aperte, come quelle che vedete disegnate qui. E dobbiamo, nelle reti che vedete disegnate, in realtà vedete due elementi disegnati di cui non avevamo mai parlato, che sono i serbatoi di testata e i serbatoi di estremità. In realtà i serbatoi non è sempre facile stabilire che cos'è di estremità o di testata. Diciamo che un serbatoio di testata comunque si pone fra un'opera di captazione e la rete, mentre un serbatoio di estremità si pone oltre la rete ma non ha nessuna soggetto, nessuna opera di captazione che lo alimenta. Come questa planimetria, di che cos'è il risultato? Beh, voi dovete fornire acqua a tutte le utenze, quindi laddove ci sono degli edifici, delle case, delle funzioni che devono usare l'acqua, ci deve essere anche un'utenza. Tipicamente quindi la planimetria della rete dell'acquedotto segue le strade e poi dalle strade si parte per servire le abitazioni. Questo lo vedremo più avanti verso la fine del corso, quando vi farò un piccolo e breve esempio di come è fatto l'acquedotto interno di un edificio. Quindi sulla parte planimetrica ci siamo, sulla parte altimetrica abbiamo detto che l'acquedotto deve stare al di sopra della fognatura, la quale normalmente è posta circa un metro e venti al di sotto dell'acquedotto. Questo per evitare possibili contaminazioni, anche se, come ben sapete, l'acquedotto funziona in pressione, mentre la fognatura funziona a pelo libero. In pressione significa che se noi buchiamo un tubo di un acquedotto, l'acqua tende ad uscire e non ad entrare. Ma in ogni caso, nell'andamento delle pressioni che c'è all'interno del suolo, anche dell'acqua, potrebbe comunque succedere un po' di tutto. L'altra cosa che avevo accennato alla fine della volta scorsa, quando ero andato a vedere le equazioni dell'acquedotto, io avevo detto: beh, quali sono le incognite di per sé di queste equazioni? Sono i diametri dei tubi, sono le altezze piezometriche dei tubi, cioè abbiamo tante incognite quanti sono i tratti, i diametri dei tubi. Poi abbiamo un'altra incognita che è di nuovo una per ogni tratto, sono le portate fluenti in ogni tubo. E poi abbiamo anche il carico piezometrico per ogni nodo, quindi sarebbero 2T più N più N incognite. Noi invece di equazioni ne abbiamo T più N. Tante quanti tratti, le equazioni dell'energia, e poi invece tante quanti i nodi, le equazioni di conservazione della massa. Dobbiamo quindi eliminare le equazioni e quello che si fa, io vi ho detto, è quello di scegliere il diametro dei tubi a sentimento, cioè in funzione di quello che si sa possa funzionare, e poi con i diametri assegnati andare a calcolare le portate fluenti e i carichi piezometrici, perché in quel caso abbiamo allora n più t equazioni di n più t incognite, avendo un problema ben determinato nel caso della rete di distribuzione. Il problema, allora, vi ho detto, non diventa più un problema di definizione dell'acquedotto, ma diventa un problema di verifica da un certo punto di vista dell'acquedotto, perché poi noi vediamo le portate che girano, i carichi piezometrici che girano. Non vi ho ancora detto quali
requisiti, queste portate, questi carichi devono soddisfare, ed è appunto quello che sto facendo pian piano in, questo, in queste lezioni. E sugli rimane da dire ancora però qualcosa sui diametri dei tubi. Cosa insegna la pratica costruttiva? Beh, insegna, per esempio, che generalmente la rete di acquedotto è meglio distribuirla secondo degli anelli principali, che sono più di dimensioni più grandi, in cui le condotte possono, qui è detto da anche un metro e venti, certo un metro e venti di un tubo di un acquedotto è un tubo generalmente relativamente grande, solitamente i tubi che vengono usati sono più piccoli. La dorsale, per esempio, che fornisce la città di Trento, è costituita da due tubi di 60 cm. Tanto per dare l'idea, ma è una dorsale che serve poi non solo a Trento, ma in parte anche a Rovereto. Quindi normalmente i tubi sono più piccoli di queste dimensioni. E se le tubazioni sono larghe, l'effetto della resistenza al moto fa sì che si abbia meno, cioè in tubazioni più grandi si ha meno perdita di carico a parità di portata. Quindi le tubazioni grandi servono anche a trasportare per distanze più lunghe, ad equalizzare la rete, la ragione per cui vengono fatte queste anelli principali con dei tubi più grandi. Poi ci sono uno o più anelli secondari che hanno diametri inferiori. Quanto inferiori? Diciamo che il diametro tipico potrebbe essere 100 mm, 10 cm, solitamente non inferiore a 3 pollici, cioè circa 7 cm e mezzo, perché questo è l'attacco alle case, sono, hanno questo standard, sono di 3 pollici. E dentro le utenze ovviamente ci sono tubi più piccoli, normalmente potrebbero essere di un pollice. 2,5 cm. Questa è la rappresentazione di quello che vi ho detto, cioè questa è una planimetria di un'area, qui vedete c'è una parte residenziale, c'è una parte per esempio ad area verde in alto a sinistra, c'è un serbatoio in basso a destra, c'è una rete principale che è segnata con linea continua e una rete secondaria più piccola che è segnata con la linea tratteggiata. L'altra questione è come se abbiamo un'area molto grande, per esempio come quella della città, se dobbiamo comunque replicare questa struttura all'infinito, se dobbiamo comunque porre dei vincoli particolari, per esempio di allacciamento delle varie parti. La normativa stabilisce che si debba in qualche modo diminuire il numero di connessioni delle aree in modo tale, si chiama distrettualizzazione della rete, per esempio un'area di questo tipo, vedete qui, comunica con le aree adiacenti attraverso 1, 2, 3, 4, 5, 6, forse l'ho usato due volte, 6, ma comunque diciamo 7 elementi. Questo tipo di connessioni è già troppo elevato, soprattutto se da questa parte, da una parte o dall'altra, ci fosse questo abitato che si ripete indefinitamente. Solitamente si limitano le connessioni per poter poi, analizzare per esempio le perdite della rete o i fenomeni della rete in modo più agevole. Perché se le connessioni diventano tante non si riesce più a stabilire dove ci sono i malfunzionamenti della rete medesima. Si chiama distrettualizzazione della rete. Vabbè, queste cose le possiamo... l'elemento progettuale più rilevante è che nella nostra costruzione della rete noi dovremmo cercare che il carico piezometrico ai nodi rimanga il più costante possibile. Il carico piezometrico minimo che si vuole fornire ad un edificio è normalmente quello di 5 metri sul terzo piano di una casa, 15 metri di
carico. Gli edifici più alti devono normalmente munirsi di opere di pompaggio per assorbire i piani più alti. E in particolare ne vedremo anche alcuni in seguito. E l'ipotesi che abbiamo fatto sin dall'inizio è che l'emungimento avviene lungo i nodi. Come vedete qui però l'emungimento reale avviene anche lungo i tratti. Se noi per esempio consideriamo questo elemento un tratto, in questo elemento ci saranno varie utenze che vanno alle singole abitazioni, quindi avviene emungimento sia pure sempre discontinuo lungo i tratti. Noi però qui consideriamo un tratto e gli emungimenti li attribuiamo ai nodi, quindi facciamo un'approssimazione. L'approssimazione in questa situazione escono le equazioni che abbiamo già viste, cioè le equazioni di conservazione dell'energia ci danno una perdita di carico che è legata al quadrato della velocità. Se noi facessimo, e si può fare l'ipotesi di emungimento continuo lungo i tratti, viceversa, sì, quello che si trova è che un andamento cubico con la portata, quindi due andamenti sono differenti, noi comunque lavoriamo nel caso della prima approssimazione, in cui le perdite di carico sono quadrate e gli emungimenti sono ai nodi. Questa è quello che succede all'interno di un edificio. Vedete in basso a sinistra c'è l'acquedotto che è supposto sotto il marciapiede, poi c'è l'allacciamento verso l'edificio. In un edificio solitamente ci sono degli elementi verticali che vengono chiamati montanti, cioè dei tubi che salgono in verticale, che vedete qui, e poi viene servito ciascun piano. In questo caso c'è una rete unica per tutto l'edificio, non è questa la configurazione normale che si usa correttamente, perché ora quando si costruiscono, quando si dà l'acqua agli edifici, si fa in modo che ogni utenza sia separata dalle altre. Questo per poter tariffare ciascun utente separatamente. Ancora ci sono in molti luoghi posti in cui l'allacciamento è di questo tipo e evidentemente il condominio dovrà poi sopperire alla spesa, dividendo per esempio la spesa fra i condomini, di solito viene fatta rispetto ai millesimi occupati. Qui c'è un impianto di pompaggio, perché evidentemente uno dei piani, cioè vedete lì ci sono quattro piani e il comune dà pressione sufficiente per arrivare al terzo piano. Qui c'è anche un serbatoio posto sul tetto, per cui per poi a gravità vengono forniti gli altri elementi. Che cosa succede nei grandi edifici? Se voi avete il caso, la fortuna, non so, di lavorare su un edificio molto grande, molto alto. In un grande edificio ci sono vere e proprie stazioni di pompaggio, dei veri e propri acquedotti interni all'edificio, e spesso un piano, per esempio nelle torri, quindi 500 metri, ogni 100 metri, per esempio, c'è un piano che è interamente dedicato ai servizi, alle infrastrutture e anche all'acquedotto del sistema, con i piani di pompaggio opportuni, in modo tale anche da rimandare le pressioni in modo tale che non siano mai eccessive, perché io voglio 5 metri di colonna d'acqua quando apro il rubinetto, cioè voglio una pressione, ma non ne voglio troppa, non oltre i 70 metri. Quindi queste due sono due prescrizioni sulle pressioni, sui carichi piezometrici che voglio fornire. Non oltre i 70 metri, non sotto i 15 metri.
In verità vorrei anche che l'escursione tra quando avrò il massimo carico piezometrico sulla rete, di un edificio. Ce l'avrò quando la rete viene usata, quindi per esempio quando tutti stanno facendo la doccia, non so, alle 8 di sera quando arrivano a casa, o ce l'avrò a mezzanotte o alle 2 di notte quando tutti stanno a dormire, quasi tutti stanno a dormire. Massimo carico ce l'ho alle 2 di notte, in condizioni normali. Quando nessuno sta usando la rete, il carico piezometrico, se non c'è nessun rubinetto aperto, il carico piezometrico è ovunque pari al carico piezometrico imposto all'origine, per esempio dal serbatoio di testata, supponiamo, oppure comunque dal pompaggio dell'acquedotto. In quel caso ho il massimo carico piezometrico e voi poi lo verificherete quando andrete a costruire la vostra rete di acquedotto. Il carico minimo ce l'ho nelle ore di massimo consumo. L'escursione tra i carichi delle ore di massimo consumo e di minimo consumo non deve oscillare oltre i 30 metri di carico. Questa è l'altra condizione che mettiamo. Questo tema del carico minimo e del carico massimo, tra l'altro, ha a che fare con la variabilità dei consumi. I consumi variano giornalmente, cioè puoi variare nel giorno durante l'anno, e variano anche con le ore della giornata. Per esempio, prima ho fatto un esempio con le ore della giornata, però tenete presente che ogni comune, ogni gruppo di utenze ha il suo andamento, perché per esempio, supponiamo d'estate, per esempio si consuma più acqua che d'inverno, perché questo è implicato dalla maggiore temperatura dell'aria, e quindi con maggiori consumi, maggiori lavaggi, cose di questo genere. Però anche dalle abitudini, durante l'estate cambiano le abitudini. Poi se uno si trova in una città che è turistica, per esempio turistica in estate e non in inverno, supponiamo, evidentemente i consumi tra l'inverno e l'estate sono molto variabili su tutta la rete. E anche poi, tra l'altro, i consumi di noi quando siamo in vacanza sono diversi da quelli che abbiamo quando stiamo al lavoro, cioè nel quotidiano, perché quotidiano noi abbiamo dei ritmi, per esempio, regolari, in cui la maggior parte della gente, che ne so, consuma l'acqua al mattino con una punta a mezzogiorno e un'altra punta verso la sera. Quando siamo in vacanza, non so, ci facciamo la doccia alle 2 di notte, e questo si riflette nell'uso dell'acquedotto, viene percepito dal sistema acquedottistico, e il progettista naturalmente deve tener conto di queste cose. Quindi i consumi sono molto variabili. La progettazione dell'acquedotto, però, come l'abbiamo fatta? Ritorniamo un po' a quello che abbiamo detto la volta scorsa. Un sistema è quello di attribuire ad ogni edificio, per esempio, determinati consumi in funzione del numero di persone che ci vivono e che ci abitano durante il giorno, assegnando ad una dotazione ad ogni persona, per esempio 250 litri al secondo per abitante. Allora, 250 litri al giorno per abitante, al secondo. E dare anche alle funzioni, rispetto a tabelle che vengono costruite, dare anche alle funzioni dei consumi sempre in litri abitante al giorno. Però già vi dico litri abitante al giorno, mentre qui ho il tempo che varia da 0 a 24 ore. Questa distribuzione giornaliera è variabile nel tempo. Il progetto del dimensionamento della rete di acquedotto viene fatto però sulla portata media.
o meglio, non viene fatto sulla portata media. Comunque intanto tiene conto della portata media. La rete di adduzione in particolare si assume che dia alla rete di distribuzione la portata media giornaliera, supponiamo. Cosa succede se questa è la, beh, questa è la variabilità di consumi settimanali, vedete qui su questo diagramma circolare, la portata media giornaliera, cosa significa? Che viene fornita per esempio questa portata che noi vediamo qui. Come facciamo a fornire la portata in eccesso della portata media? Questo pone un problema all'interno del disegno del nostro acquedotto. In particolare, vedete sul grafico che è riportato a destra, è disegnata la portata media, è disegnata una parte delle ore del giorno attorno a mezzogiorno in cui c'è un consumo superiore alla media e una parte della giornata in cui c'è un consumo inferiore alla media. I volumi segnati in azzurrino V1 e V3 devono essere, V1 e V3 sono prodotti in eccesso dall'opera di captazione, cioè durante quelle ore lì dalla captazione arriva più portata di quella che vorremmo. Durante le ore centrali invece abbiamo quel rettino rosso che segna quella parte, quel volume di acqua che è in eccesso alla portata media. Come possiamo compensare questo consumo? Beh, lo possiamo compensare attraverso la costruzione di serbatoi che appunto si chiamano di compenso, i quali in questo caso di compenso giornaliero, perché servono a compensare la variabilità giornaliera delle portate. Quindi i serbatoi dovranno essere in grado di immagazzinare in questo caso il volume V1 più il volume V3 all'interno di un giorno per poi ridarlo durante le ore di massimo consumo, ed evidentemente V1 più V3 deve essere uguale a V2. Quanto sono variabili i consumi idrici? Perché lì questo ragionamento che io vi ho fatto adesso funziona certo, ma perché sono andato e ho misurato in un acquedotto qual era la variabilità giornaliera del mio acquedotto, ma io l'acquedotto lo devo progettare, quindi non posso misurare quello che devo ancora progettare. In questo caso la variabilità viene studiata evidentemente in acquedotti che sono disponibili, guardando l'andamento dei consumi, e questo si traggono delle indicazioni statistiche. E normalmente quello che la tradizione, diciamo, della progettazione in questo campo fa è quello di stabilire dei coefficienti di punta. E in particolare questi coefficienti di punta che si nominano sono il coefficiente di punta giornaliero e il coefficiente di punta orario. Cosa sono questi coefficienti di punta? Li vedete definiti lì nella slide e sono il rapporto fra la portata media il coefficiente di punta giornaliero è il rapporto fra la portata media fornita dall'adduzione, che è Q al denominatore, con al numeratore la portata massima prodotta nel giorno di massimo consumo. E questo può essere fatto lo stesso ragionamento: possiamo avere la portata media oraria e la portata media giornaliera nell'ora di massimo consumo. E se io voglio considerare, diciamo, la portata massima che posso ottenere all'interno dell'acquedotto, devo moltiplicare i due coefficienti per ottenere la portata oraria massima nel giorno di massimo consumo. Ovviamente il valore di questi coefficienti è puramente statistico, è fatto su dati disponibili rispetto ai consumi delle varie reti. Per esempio qui ci sono sono riportati dei valori di massimo di questi coefficienti che, come vedete,
questi sono dei consumi mensili, e vedete questi coefficienti qui sono 1,30, 1,25, cose di questo tipo. Più grande è l'abitato, più grande è la rete che viene fornita, e evidentemente è più la rete è equalizzata, più bassi sono i valori di questi coefficienti. Se avete un piccolo, un paese più piccolo con 5.000 e 10.000 abitanti, questi coefficienti di compenso giornaliero e orario sono più alti e vanno via via crescendo. Come vedete, 1,60 per un paese fa 50.000, per una città fa 50.000 e 100.000 abitanti, 1,30, 1,70 per una città più grande di attorno a 1 milione di abitanti. In realtà voi non andrete mai a usare i coefficienti di punta orario, perché il programma che voi userete, che è EPANET, c'è una variabilità oraria che si può imporre, si impone in pratica un diagramma di questo tipo qua, un diagramma come questo in blu, con una variabilità di consumo oraria che ovviamente fate voi sulla base di considerazioni euristiche, cioè fate dei ragionamenti che secondo quello che vi sembra opportuno attorno alla portata media, e assegnate una variabilità oraria che quindi ha delle punte in certe ore, che poi il programma si digerisce, quindi non avete bisogno di coefficienti di punta giornaliero. Dei requisiti piezometrici abbiamo parlato prima, comunque questa è una rappresentazione grafica, seppure semplificata. Durante la notte, in cui abbiamo i consumi minimi, abbiamo questa distribuzione della rete piezometrica. Il massimo dei consumi si ha in questo punto, però qui siamo durante la notte. Durante il giorno la rete si abbassa di molto, anche di decine di metri, ma l'escursione non deve essere, come ho detto prima, superiore ai 20 metri. Quindi noi abbiamo segnato la portata dell'acquedotto, andando a contare le utenze e così via, l'abbiamo distribuita sulla rete, quindi l'abbiamo riassegnata ai nodi. La planimetria la conosciamo, queste considerazioni di oscillazione sul massimo, la piezometrica che vogliamo fornire è attorno ai 15 metri con oscillazioni di non più 20-30 metri durante la notte. In qualche modo avete tutte le indicazioni che vi servono per fare l'acquedotto. Se io glielo chiedo, lei mi dice: allora adesso dobbiamo progettare l'acquedotto. Non credo. Come non credo? No, beh, avete quasi tutte le indicazioni, cioè non mancano un sacco di cose, però almeno che portata dobbiamo fornire in ogni punto? Per esempio, qui devo portare l'acquedotto a lei, che portata le devo fornire? Giornaliera. In base alle persone che... io 250 litri, ok, le assegno una dotazione. Loro invece sono un gruppo qua, supponiamo che lavino macchine, che portata gli devo fornire? Adesso voi non vi dico la tabella, non so, 1000 litri al giorno, allora assegno 1000 litri al giorno, così via faccio su tutta la planimetria. Poi i vostri tavoli corrispondono invece alla retta, ai cubi, supponiamo. Questo è il consumo che deve arrivare ai singoli utenti. Nei tubi deve fluire cosa? La portata richiesta da loro più la portata richiesta da voi.
Quindi andiamo a sommare 250 litri più 250 litri più 250 litri. Lui gli diamo 150, ma 250 che è lui, 1000 litri. Di qua 1000 litri più 2000 litri, più 1000 litri fa 2000 litri al giorno. E così via andiamo. Però questi mille, a me serve distribuire sulle tubazioni questi 1000 litri. Allora, qui c'è una tubazione, abbiamo detto che l'emungimento non avviene distribuito, ma avviene in nodi. Per esempio, in questa io sono un nodo, l'altro nodo supponiamo è il pilastro di fianco. Allora, loro consumano 1000 litri, 500 litri a quel nodo, 500 litri a me. Lo stesso a questa parte qua. E in questo modo sappiamo quali sono le portate che dobbiamo attribuire ai nodi. Il carico piezometrico però ovviamente non lo sappiamo. Il carico piezometrico in realtà noi possiamo calcolare, una volta che abbiamo fornito le portate, possiamo calcolare, e abbiamo il diametro dei tubi, possiamo calcolare la dissipazione di energia, quindi la differenza di quota piezometrica che avviene tra un punto e l'altro. E cioè, adesso cambio posizione, se no sembra che ce l'abbia con loro. Io sono qui, ho un carico piezometrico sulla mia testa, per esempio 70 metri, un po' alto, sto anche un po' male, un po' troppo, mettiamo 30 metri, va bene? 30 metri, potrebbe andare bene, è sempre un po' troppo, 25 metri, 25 metri sotto la mia testa. Loro consumano, so che l'acqua va da me a loro, calcolo quanto dissipa l'acqua nel muoversi nella direzione da me a loro. In generale, però, ho anche delle maglie chiuse, il carico si fa più complesso, bisogna risolvere quelle equazioni che abbiamo visto. Dobbiamo risolvere insieme, perché la direzione dell'acqua, in realtà qui non c'è un solo ramo, ma c'è un tratto che va in quella direzione, unisce al tubo dietro e forma una maglia. L'acqua potrebbe venire da me nella loro direzione, ma potrebbe anche venire da un'altra direzione, dalla direzione opposta. La decisione di dove va l'acqua mi è data dalla soluzione del problema matematico che ho impostato. Quando mi va male? Mi va male quando la soluzione mi dice che in certi punti il carico piezometrico scende sotto i 15 metri e nelle condizioni di minimo consumo, cioè durante la notte, per esempio quando nessuno degli utenti beve, il carico piezometrico è troppo alto. Però in realtà io non so fissare il carico piezometrico assoluto, perché come vi dicevo posso calcolare la dissipazione. Una volta che ho fissato il carico piezometrico in un nodo, posso calcolare la perdita di carico. Potete, sopra la mia testa ho 25 metri di colonna d'acqua. Ma chi è che mi dice che sopra la mia testa ho 25 metri di colonna d'acqua? Chi me lo dice è perché ho, per esempio, un serbatoio sopra la mia testa che è posto a 25 metri. Quindi livello superiore è posto a 25 metri. Altra caso è, ho un impianto di pompaggio che dà una quota piezometrica fissata a 25 metri. Altro caso possibile, e mi pare di aver esaurito tutti, c'è un quadrino piezometrico, non un serbatoio, in questo caso posto sempre a 25 metri di altezza e quindi dà il carico alla rete. Queste sono le indicazioni per costruire, diciamo, in prima approssimazione per definire la parte idraulica dell'acquedotto, e non ne servono altre. Però ci sono dei casi particolari. Casi particolari sono che cosa? Per esempio quando succedono gli incendi.
bisogna capire quali sono le richieste antincendio. Allora, quali sono le richieste di funzionamento dell'acquedotto durante un incendio? Beh, solitamente i vigili del fuoco del paese o comunque della città vi danno delle indicazioni che in quella parte di città, in particolare, bisogna per esempio saper fornire un'alimentazione, che ne so, con un carico piezometrico sempre di 15 metri, per esempio per 30 minuti, il funzionamento di due idranti che pompano, che ne so, 7 litri al secondo. Cioè, quindi ci sono delle prescrizioni sul funzionamento antincendio. Le prescrizioni sul funzionamento antincendio chi riguardano? Riguardano solo la casa del sindaco, che poi intanto in legislatura magari cambia, riguarda tutti, quindi un altro elemento di cui non abbiamo parlato finora, che compare nella rete di distribuzione dell'acquedotto, sono le colonnine antincendio. Sto andando un po'. Sono le colonnine antincendio di cui vedremo poi. Queste colonnine devono essere poste in modo tale che, in funzione degli strumenti che hanno in possesso i vigili del fuoco, c'è nessuno di voi dei vigili del fuoco volontari? Cioè, non è possibile, ci sono sempre in qualche classe qualche vigile del fuoco volontario. Allora, le colonnine antincendio, gli idranti devono essere posti in modo tale che il servizio di antincendio che c'è in quel luogo possa attaccarsi a queste colonnine e naturalmente poter spegnere gli incendi ovunque. Solitamente quegli idranti sono posti, non so, un centinaio di metri gli uni dagli altri. Talvolta nel sottosuolo, più spesso sopra il suolo. E quindi ci dovremo curare di verificare quali sono le condizioni di antincendio. Va bene, questa roba l'abbiamo già detto sui coefficienti di punto orario, dei giorni di massimo consumo, frazionamento della rete, la distribuzione della rete. Queste sono tutte cose che abbiamo già detto e ripetuto. Siamo in grado di abbozzare un progetto di acquedotto, o no? Cosa manca? Siccome me l'ho sorpresa con lei, una cosa che non so, mi deve spiegare, provate ad immaginare che cosa, che quali nozioni ancora vi mancano. Sapete quali sono gli elementi che costituiscono una rete dell'acquedotto? Non mi dica no perché non ho studiato. Ma quali sono le tubazioni, sono tutte delle opere accessorie degli strumenti tipo le saracinesche, tipo chiusini, tipo valvole di non ritorno, che man mano magari andremo anche a vederlo. Quelle supponiamo che, diciamo, i tubi li sappiamo mettere. I tubi di che tipo sono in questo caso? Saranno di calcestruzzo? Perché non sono di calcestruzzo? Perché vanno a pressione. Perché non sono? Le tubazioni di calcestruzzo resistono a una bassa pressione interna, quindi sono o di ghisa o di acciaio, o di materiale plastico. Okay. Quali dimensioni hanno questi tubi? Non è dove riesco. 10 centimetri. Ok. 10 o 20 centimetri. Salvo le reti, gli anelli più grandi, che sono, possono essere anche un metro. Ok. Questi diventano sentimento. Dopodiché, perché mi servono i tubi? Perché, per esempio, nelle mie equazioni, che sono quelle che devo andare a risolvere,
compaiono dei coefficienti che dipendono dalla scelta dei tubi. In particolar modo, quali sono i coefficienti che potrebbero comparire nella scelta dei tubi? Il J, mi pare. No, non il J, ma il K. Per esempio, coefficienti, le scabrezze. Coefficienti di Gauler e Strickler, se usate Gauler e Strickler, o i coefficienti di Darcy-Weisbach. Questo dipende dai tubi. Poi c'è una parte che dipende dal diametro dei tubi, ma questo diametro dei tubi lo abbiamo già segnato. Queste informazioni quindi le avete e le potete usare.